nell'ordine con la scuola di Torino e successivamente quella di Follonica, sono collegati con noi Valeria Longo del Liceo Artistico Renato Cottini di Torino e da Follonica ci sono Laila Ferta e Benedicte Galeotti. Quindi prego Valeria e dopo parlerà Buongiorno, Benedicte. salve. Salve a tutti. Io vorrei porre una domanda all'avvocato Repici. Dopo la strage di Capaci vennero ritrovati manomessi i computer e le agende elettroniche di Falcone. Ma non solo, la genesi della strage di Capaci è attribuibile a degli incontri in un carcere inglese tra un boss vicino a Totorina ed alcuni uomini legati ai servizi segreti. Stando alla storia di Umberto Mormile e a quanto le recenti cronache abbiano puntato i riflettori sulle falle del sistema carcerario, possiamo pensare che situazioni di questo genere siano facilmente ripetibili ai giorni nostri? Inoltre, perché nelle fonti informative di larga scala la strage di Capaci viene attribuita solamente alla mafia e non viene minimamente citata la possibile collaborazione di parti deviate dello Stato durante le fasi di pianificazione, di preparazione e probabilmente dopo, quindi di depistaggio delle indagini? Perfetto, grazie Valeria. Adesso può fare la sua domanda anche Benedetta. Noi volevamo chiedere, soprattutto a Stefano Mormile, cioè, quale dovrebbe essere la funzione rieducativa all'interno del carcere, seguendo l'esempio di Umberto Mormile. Grazie mille. Invito i relatori a rispondere se è possibile. Contenere entro i 5 minuti le loro risposte. Grazie. Brevissimamente, contrariamente a quanto tanto tempo invece occorrerebbe per rispondere alle domande. Ripetibile non c'è nulla nella storia come ripetibile uguale a ciò che è accaduto in passato. Certo, defiance da parte delle istituzioni possono sempre replicarsi, naturalmente secondo lo spirito del tempo. Probabilmente, è l'augurio che tutti ci facciamo, oggi lo spirito del tempo, anche da parte delle organizzazioni criminali, non è quello dello stragismo, ma di attivismo in altro modo. Certo è che non c'è dubbio che sono state le carceri, anche le carceri, i luoghi in cui determinate connessioni sono state attivate per arrivare poi a episodi di vero e proprio stragismo. Il caso che veniva ricordato, quello del detenuto in carcere inglese Francesco Di Carlo, raggiunto da operatori dei servizi di sicurezza, non solo italiani, per creare un contatto con Cosa Nostra, ha avuto seguito poi nei contatti che proprio Antonino Gioè, cugino di Francesco Di Carlo, ebbe nell'anno delle stragi in Sicilia. E se noi pensiamo alla storia di Nino Gioè, importante uomo d'onore di Altofonte, che è stato uno dei principali esecutori della strage di Capaci, noi vediamo come attraverso le vicende di Cosa Nostra scopriamo un mondo di crimini anche di Stato, che però nella nostra possibilità di visione si arresta al momento in cui intervengono gli operatori delle organizzazioni criminali. Nino Gioè viene arrestato nel covo di via Ughetti nell'inverno 93 e lì aveva commentato sotto intercettazione con Gioacchino La Barbera anche la vicenda dell'attentatuni, cioè della strage di Capaci, oltre che vicende che riguardavano loro legami, ivi compresi quelli con Domenico Papalia. Antonino Gioè stava per determinarsi a collaborare con la giustizia e a fine luglio del 1993 venne trovato impiccato al carcere di Rebibbia. Venne trovata accanto a lui una lettera manoscritta in cui il suo primo pensiero non era dedicato ai suoi cari, ma era dedicato a Domenico Papalia per cercare di fargli ottenere la revisione di un processo. Come diceva Giovanni Spinosa,
alle volte poi i giudici ci mettono del loro. E effettivamente 24 anni dopo quella lettera di Nino Gioè, dei giudici a Perugia diedero ragione a Domenico Papalia e gli concessero la revisione di una condanna all'ergastolo. Ma quello che purtroppo è accaduto nelle carceri è qualcosa che non ha mai trovato adeguato spazio nel racconto pubblico. Si tratta di vicende occulte che, anche quando erano conoscibili, sono state mantenute occulte anche alle volte dagli organi di informazione. E guardate, giusto per fare un legame fra certe stranezze del mondo dell'informazione e certe stranezze del DAP, racconto solo brevissimamente un aneddoto. Agosto 1993, il DAP era nelle mani di Francesco Di Maggio, un magistrato che non aveva i titoli per fare il vice direttore del DAP e che però condotto a vice dirigere, ma in realtà a dirigere il DAP. Bene, nel carcere di Pianosa, cioè l'isola carcere, che doveva essere la più impermeabile in assoluto, ed effettivamente per i detenuti era abbastanza impermeabile. Noi sappiamo anche di vicende di familiari di detenuti che hanno avuto grosse difficoltà a poter svolgere colloqui. Bene, il 10 agosto del 1993 a Pianosa è entrata, con l'autorizzazione di Francesco Di Maggio, una giornalista di Panorama, Liana Milella, che ha fatto un ingresso al carcere del 41 bis. Vedete, questa storia aveva molto incuriosito il magistrato Gabriele Chelazzi, che indagava sulle stragi del 93. Purtroppo poi è morto e non ha avuto seguito. C'è qualcuno di voi che aveva mai sentito la storia di una giornalista che entrava nell'isola carcere? Non aspetto sollecitazioni, intervengo direttamente. Allora, per quanto riguarda la domanda che faceva, mi ricordi il nome, scusami? È Benedetta, la domanda è di Benedetta. Benedetta, che saluto. Allora, la rieducazione all'interno del carcere, gli operatori carcerari, Umberto era un educatore carcerario, oltre a seguire direttamente i detenuti che sono loro assegnati, perché hanno una vista privilegiata, nel senso che frequentano giornalmente, parlano con i detenuti, quindi sono in grado di intuirne anche le esigenze, i bisogni e anche le difficoltà, quindi magari sono i primi gli educatori che intervengono qualora ravvisassero necessità di interventi di psicologi, di specialisti, di medici o altri operatori specialisti per aiutare il detenuto. Però per quanto riguarda invece gli strumenti e le azioni tese proprio alla rieducazione, per comprenderne l'efficacia, secondo me, bisogna fare un'astrazione, bisogna immaginare, bisogna per un attimo depurare la popolazione detenuta da quelli che sono i boss, di cui abbiamo parlato finora, perché è chiaro che i boss sono tra i soggetti più refrattari a un'azione rieducativa, perché insomma hanno un giuramento di ferro con l'organizzazione mafiosa, quindi sono piuttosto negativi a qualunque azione rieducativa. Proviamo a immaginare però tutti gli altri detenuti, che sono per la gran parte povera gente, poveri cristi, extracomunitari oppure tossicodipendenti, oppure gente che non fa del crimine un'abitudine, non hanno uno spessore criminale elevato. L'azione dell'educatore lì è abbastanza importante e abbastanza decisiva. Il primo intervento, quello più incisivo, è quello di agire sulla cultura. Questi tipi di detenuti, questi tipi di soggetti hanno mediamente una cultura di basso profilo. L'educatore cerca di indirizzarli intanto verso le scuole,
All'interno dell'istituto è possibile studiare licenze elementari, licenze medie, superiori e anche addirittura fino anche all'università, però bisogna essere motivati a farlo. E l'educatore è un motivatore in questo senso, cerca di esortare, di spingere i detenuti a studiare. L'altro elemento fondamentale è il lavoro. All'interno degli istituti esistono tantissime opportunità, laboratori, officine, in cui non solo è possibile lavorare, ma è possibile anche imparare un mestiere, ferretterie, calzaturifici, si fanno tessuti. Insomma, ci sono molte manifatture all'interno del carcere e un detenuto spinto a lavorare attraverso il lavoro può redimersi, può comunque... Infine, e questo per Umberto, per esempio, parlo di Umberto, non era affatto un lavoro, ma era addirittura una passione, quindi una gioia. Lui era appassionato di teatro e di lirica, e teatro soprattutto, lirica non la poteva portare dentro, ma il teatro sì, il teatro è un'espressione molto alta appunto di cultura, di educazione, di sentimento. E lui è stato tra i primi, poi per fortuna imitato, a introdurre all'interno dell'istituto di pena dei laboratori teatrali in cui coinvolgeva i detenuti a imparare delle commedie, a recitarle e poi a rappresentarle con estremo successo. E questa era un'altra strada molto importante, un altro veicolo molto importante per... non per redimere, ma comunque per dare degli strumenti e per andare nel solco della legge, della Costituzione. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Grazie a tutti.